Amici di Eurobasket, appassionati di pallacanestro, amanti del BCC Blue Basket Treviglio, bentrovati con il nostro magazine del lunedì sera, che peraltro questa settimana avrà anche un'ulteriore puntata, ve lo diciamo subito, perché ci sarà una partita già domani di campionato. Siamo alla quarta puntata che arriva dopo il secondo impegno stagionale della BCC di Coach Cagnardi, ma soprattutto dopo la prima vittoria colta dal quintetto bianco blu sabato in quel di Mantova, e su quello che è successo alla Grana Padano Arena di Mantova vi mandiamo subito il servizio. Arrivano da Mantova i primi due punti della BCC di Coach Cagnardi, che proprio dal team virgiliano era stato contattato la scorsa estate prima di approdare a Treviglio. L'avvio bianco-blu alla Grana Padano Arena è da manuale, 0-7 al terzo con Borra, poi più 10 con le triple di Sarto e le azioni da tre punti di Frazier, mentre Mantova ottiene solo i 10 punti da Weaver e poco altro. Al decimo è 18-28. Nella seconda frazione si sveglia James tra i locali, mentre Cagnardi ottiene ottime risposte da Manenti, ben imbeccato da Frazier. L'italo-argentino Gersetti firma il meno 3, ma Nikolic dall'arco e Frazier contribuiscono al massimo vantaggio sul più 14, prima del 38-50 di metà gara. Nonostante un più 13 a metà terza frazione, la BCC si spegne e confeziona 5 minuti da film dell'orrore, subisce un parziale di 12-2 e chiude una valutazione complessiva di terzo periodo a meno 1. Nella frazione conclusiva Maspero segna il 56-57, ma Pepe, dopo un iniziale 0-5 dall'arco, infila tre cannonate delle sue in serie e al 36esimo è 59-68. Mantova è motivata e sfrutta qualche errore di misura dei bianco-blu, e James inaugura l'ultimo minuto riportando i biancorossi a meno 1. La risposta dell'ex è di Sarto, con un prezioso 3-3 dalla lunetta, poi ribadito da altri due personali di Nikolic che fissano il 67-73 conclusivo. La classifica della BCC prende così a muoversi in trasferta, dopo una gara condotta ininterrottamente dal primo all'ultimo minuto. Come di consueto, la parola ai due allenatori nella sala stampa del post gara del match tra la staff Mantova, quindi di coach di Paolo Antonio, e la BCC Treviglio di coach Davis Cagnardi. C'è bisogno di giocare dietro come i secondi due quarti, perché 50 punti i primi due, 23 i secondi due, senza cambiare una scelta difensiva, facendo esattamente le stesse cose, vuol dire che i primi due quarti abbiamo pagato il biglietto e guardato la partita, e i secondi due quarti abbiamo difeso. Tra l'altro 23 con tre canestri di Pepe molto difficili, quindi direi che c'è soltanto da difendere come i secondi due quarti. Fine, non ho nient'altro da dire. Pensavamo di essere intanto forse un pochino più pronti, ma diciamo dal punto di vista di squadra, e invece siamo ancora molto indietro, perché c'è ancora tanto da lavorare, perché non possiamo pensare di risolverla facendo un errore a testa, perché alla fine se facciamo un errore a testa sono 10 errori e sono potenziali 20 o 30 punti per gli avversari, quindi quelli sono grosse disattenzioni che non dobbiamo commettere, ma ripeto, il problema non tanto di approccio, soltanto di energia e di intensità, che parte ovviamente dalla testa, non tanto dalle gambe o dal corpo, quindi soltanto dobbiamo stare giù, difendere uno contro uno, stare nelle regole, perché ripeto, nel secondo tempo lo abbiamo fatto senza cambiare niente, ed è invece cambiata la partita, quindi dobbiamo stare lì. Poi due episodi l'hanno decisa, non è quello, perché se l'avessimo fatto per 40 minuti non saremmo arrivati a doverla decidere uno degli episodi. Assolutamente, dobbiamo stare sul pezzo, fare le nostre cose, ripeto, come abbiamo fatto i secondi 20 minuti, perché se no prendiamo 50 in due parti. Poi avevamo preso 90 a Verona e 100 in casa da Udine, con tutte le discriminanti, con tutte le scusanti che potevamo avere in quelle due partite, però adesso non ce ne sono più, ora c'è da lavorare. L'unica nota positiva, devo dire, è che domani torniamo in palestra per fare un allenamento bene e
per fortuna si gioca subito, quindi non dobbiamo aspettare una settimana per provare a fare una prestazione differente. Non mi aspettavo che fossimo così sicuramente soft nei primi due quarti, però siccome lo siamo stati tutti, ovviamente la responsabilità è la mia, e quindi da domani, ripeto, torniamo in palestra per cambiare atteggiamento difensivo. Questa panchina. Sì, siamo chiaramente molto contenti della vittoria, ma anche della prestazione. Personalmente sono molto soddisfatto perché ho vinto la prima partita con la Blue Basket Treviglio e la dedico alla mia squadra, ai miei ragazzi e alla mia società. Abbiamo cominciato molto bene, questo è stato importante perché ci ha dato immediatamente fiducia, sapevamo che Mantova non avrebbe mollato, il secondo quarto è stato equilibrato, nel terzo quarto ci aspettavamo una partenza molto dura da parte loro, così è stato, non è che non fossimo pronti per quel tipo di pallacanestro, anzi devo dire che nella grandissima difficoltà abbiamo segnato 7 punti nel terzo quarto, di cui 5 in pochissimi secondi di Fraser, abbiamo comunque cercato di tenere mentalmente la partita e di riuscire a difendere al massimo delle nostre potenzialità, tanta fatica in attacco, ma abbiamo subito solo 16 punti e questo ci ha permesso comunque di entrare nel quarto quarto con un piccolo vantaggio che ci ha aiutato, perché quando poi le partite finiscono punto a punto chiaramente ogni canestro può fare la differenza. È stato un finale dove Mantova, come ha detto lei, ha provato a rientrare, siamo stati bravi ancora con la difesa e con la lotta a rimbalzo che questa sera direi che ha fatto la differenza. Sì, no, come ho detto prima, bravi lì a non perdere la testa, perché abbiamo continuato con la nostra partita difensiva in un momento in cui in attacco, ma per meriti di Mantova, non riuscivamo a trovare delle conclusioni. Nella difficoltà appunto data dalla bravura di Mantova in difesa e dalla nostra stanchezza, soprattutto in un paio di giocatori, abbiamo eseguito molto male offensivamente, non siamo riusciti a distenderci in attacco, però ripeto, la forza di continuare a difendere e lottare a rimbalzo di squadra ha fatto sì che noi riuscissimo a tenere quel momento di difficoltà per poi ricominciare nel quarto quarto da dove avevamo lasciato. Rinnoviamo l'invito a fare particolarmente attenzione sui risultati e soprattutto la classifica. Sapete, è un campionato che è partito un po' ad handicap, con alcune giornate disputate completamente, altre meno, ma con un po' di attenzione riusciamo a darvi tutto il cammino di tutte le società impegnate nel girone verde di Serie A2. Nella gara infrasettimanale valida per la quinta giornata, Trapani, senza gli americani, cede nel finale a Udine 71-78. Dalla sesta giornata arrivano altri 3 successi esterni. Il primo è proprio di Trapani, che recupera Corbett e trova un Renzi da 23 punti, 61-73, il KO all'esordio stagionale per Milano. Treviglio conquista la posta in palio prendendo le redini del match in avvio e tenendole salde sino alla sirena finale suonata sul 67-73 a Mantova. A capo d'Orlando, Xavier Johnson ne mette 33 per i siciliani, ma Dominique Johnson segna la tripla sulla sirena per il 95-98 che completa il poker di Udine. A Casale Monferrato, Bergamo entra nei 3 minuti conclusivi con 6 punti di margine, che però non sono sufficienti per evitare la rimonta dei piemontesi, 65-62 il punteggio. Torino va in doppia cifra di vantaggio già nel primo periodo e per Piacenza è una gara di grande sofferenza, 88-54 il pesantissimo risultato. Dopo la prima metà gara equilibrata, il collettivo di Tortona annichilisce la resistenza di Orzinuovi con un parziale di 21-7 nel terzo quarto, 90-82 il riscontro totale. Proprio Tortona e Udine veleggiano in vetta la graduatoria con 4 successi su 4 gare. Punteggio pieno, ma solo con 2 partite disputate, anche per Torino. Mentre Trapani è a 4 punti in 4 incontri. Verona è a 2 dopo soli 40 minuti giocati. Treviglio e Casale Monferrato hanno 2 punti dopo 2 turni, mentre Capodorlando e Piacenza dopo 3 uscite. A quota 0, Bergamo e Milano hanno una sola battuta d'arresto. Orzinuovi e Biella 2 stop, mentre Mantova è già andata a KO 3 volte. Ed ora ai nostri microfoni Vincenzo Taddeo, play guardia della BCC Blue Basket Treviglio. Allora, è stata una partita importante, sicuramente eravamo euforici perché aspettavamo la prima vittoria del campionato ed è sicuramente una vittoria che ci dà tanta fiducia e ci fa credere molto di più in noi. Adesso abbiamo Trapani, che è una partita complicata,
Mantova è stata una partita molto difficile, era una buona squadra, conosciamo tutti i giocatori perché sono giocatori di talento, ma soprattutto che hanno già un passato in questa, nel basket, ma soprattutto nella Lega 2. E quindi abbiamo dato di tutto, abbiamo dato tutto per vincere una partita che dovevamo assolutamente vincere. Sia con Udine che a Mantova, al di là delle due trasferte, non avete potuto giocare su 40 minuti di continuità ed è fisiologico per una squadra che realmente non si è mai allenata tutta insieme al completo per lungo tempo. Sì, assolutamente, sicuramente sono le prime partite, quindi dobbiamo, ognuno di noi deve prendere il proprio ritmo, deve prendere anche i propri minuti e deve abituarsi, diciamo, a stare in campo il più possibile. Come hai già detto tu, non abbiamo dimostrato continuità in questi 40 minuti, ma penso che nelle prossime partite lo dimostreremo, perché sono le prime sfide della stagione, quindi dobbiamo ancora dimostrare tutto. Domani il Palafacchetti riapre i battenti, ma in realtà i seggiolini saranno vuoti come adesso alle tue spalle. Tu hai vissuto il Palafacchetti, il clima del Palafacchetti. Che tipo di partita sarà dal punto di vista climatico? Allora, sicuramente è una partita che noi dobbiamo giocare per vincere. Naturalmente giocare senza tifosi per noi, ma per tutte le squadre, ma soprattutto per noi è difficile, è complicato, perché il Palafacchetti è sempre diciamo pieno e quindi ci dà sempre una grande carica. Io l'ho vissuto lo scorso anno ed è stato incredibile. Il palazzetto si riempie come un palazzetto di A1 ed è bellissimo giocare con tanti tifosi che applaudono e comunque ti incitano tutti, non ce n'è uno che è seduto, quindi speriamo bene, speriamo magari nei prossimi mesi di avere qualche tifoso. Si torna in campo domani, anche se il recupero della prima giornata verrà spalmato lungo due o tre giorni, anche più, e vediamo quindi il quadro completo degli appuntamenti. Martedì si completa la sesta giornata con Verona Biella e si recupera parzialmente la prima di campionato. Piacenza ospita Milano, mentre il derby piemontese Tortona-Torino farà cadere una delle grandi ancora imbattute. Treviglio esordisce in casa con Trapani, sinora sempre vincente in trasferta, mentre Bergamo attende Udine di mercoledì e Mantova di giovedì cercherà i primi punti con Capo d'Orlando. Casale Monferrato, Verona e Orzinuovi Biella slittano di una ulteriore settimana. Come di consueto, al microfono di Vittorio Massa affidiamo il focus sull'avversario. Il primo avversario di quest'anno alla Palafacchetti sarà Trapani, una squadra con cui Treviglio ha incrociato diverse volte la propria sorte e la propria fortuna, e domani ci sarà l'ennesimo atto di questa sfida. Dopo 10 mesi il Palafacchetti torna ad ospitare una gara di campionato. Da una siciliana all'altra. Il 9 febbraio fu Capo d'Orlando a sfidare la BCC tra le mura amiche, prima dello stop forzato. Oggi tocca invece alla Tubi contro il Trapani. I siciliani arrivano a Treviglio dopo il successo ottenuto all'Allianz Cloud contro l'Urania Milano, una vittoria che si aggiunge all'altro successo esterno ottenuto a Piacenza. Due invece le sconfitte interne, con Udine e Tortona. Con il dubbio Miller, in attesa di visto e con diversi problemi fisici, coach Parente ha sfruttato soprattutto la crescita dei giovani presenti in rosa, che hanno ben sopperito alle assenze. Il play sarà a Palermo, con Spizzichini e il leader Corbett, pericolo numero uno per la blu, a completare il reparto esterni. Sotto le plance, Mollura e il capitano Renzi. Dalla panchina, attenzione alla crescita di Erkma, giovane estone ma di formazione italiana, e dei giovani Pianegonda e Basciano. L'ex Nowocha farà invece il backup dei lunghi. Siamo in chiusura di questa puntata, prendete bene nota degli appuntamenti televisivi di questa settimana. Innanzitutto, domani alle 18, per chi ha la possibilità di assistere su una LNP Pass, la diretta streaming tra la BCC Treviglio e la formazione di Trapani, oppure con il consueto netcasting, servizio dal sito della Lega Nazionale Pallacanestro. Comunque, sempre domani sera alle ore 22 parte la differita del match tra Mantova e Treviglio.
Poi noi ci vedremo con Ora Basket, la quinta puntata post Trapani, mercoledì alle ore 22:20 sempre su Sella TV, mentre la differita di BCC Trapani sarà giovedì sempre su Sella TV a partire dalle ore 23. Quindi una settimana intensa da vivere insieme alla BCC Treviglio e comunque continuando a seguire e a condividere con noi la nostra passione.